Il rosa contro il rosso dei maltrattamenti fisici, il nero della violenza psicologica che tante donne subiscono nel corso della loro vita e il colore scelto dalla stanza che rinasce dopo il Covid all'ospedale di Chieti adiacente al pronto soccorso. Un percorso dedicato alle donne con uno staff specializzato, il direttore del pronto soccorso Emanuele Tafuri. Sì, è una giornata davvero importante, siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, finalmente anche l'ospedale di Chieti, il pronto soccorso, si è dotato di una stanza, di un ambulatorio specifico che noi chiameremo ambulatorio dei codici rosa, dedicato a tutte quelle pazienti che hanno subito una violenza di genere, che ha mille sfaccettature, che può essere una violenza psicologica, la violenza sessuale e quant'altro. È un ambulatorio dedicato dove la paziente sarà protetta dall'esterno, infatti si trova anche in una locazione specifica, distaccata ma vicino al pronto soccorso. Abbiamo creato un team specifico di 3 medici e 2 infermieri per la violenza, per cui si attiverà immediatamente questo team che cercherà di dare tranquillità, serenità e nello stesso tempo partire con quelle che sono tutte le indicazioni diagnostiche e terapeutiche per la paziente e soprattutto garantire poi una sicurezza nel percorso successivo alla paziente, magari della dimissione. Tutto questo anche alla triste luce degli episodi brutali accaduti in Italia, ma anche nella nostra regione, l'assessore alla salute Nicoletta Verì. Purtroppo non solo nella nostra regione, che rispetto a quello che è il trend nazionale, abbiamo purtroppo diversi casi, diverse situazioni tragiche. Sapere che esiste un contesto, un setting, una stanza dedicata è fondamentale. Basta dire che solo questo presidio negli anni precedenti abbiamo avuto 130 richieste, di queste 15 richieste proprio di violenza sessuale. È una presa in carico a livello multidisciplinare, poi a seconda dell'entità, della gravità del problema ci sarà un discorso che avverrà sia sul sociale e nel caso in cui elementi molto complessi, anche dichiarazioni e richieste di intervento della Procura. Nel corso dell'inaugurazione della Stanza Rosa, dove erano presenti tra gli altri l'intero team, il direttore generale dell'ASL Lanciano Vasto Chieti Shell, l'assessore Verì ha parlato non solo della Stanza Rosa, ma anche dell'attivazione di un percorso per le persone fragili come diversamente abili e ragazzi autistici. Quindi un'attenzione particolare al pronto soccorso, perché è il primo momento in cui c'è l'istanza, la richiesta di una gravità, di un problema da un punto di vista fisico e quindi trovare personale competente, dedicato e soprattutto percorsi adeguati è fondamentale.